Bentornati sul canale, bentornati. Faccio la sigla. Con questo sfondo, guardate la luna che bella. KK che canta. Siamo tornati, tre signori Rolling Gamers, siamo tornati qui sul canale per farvi vedere, diciamo, il gioco del momento, perché cioè, più o meno ne parlano tutti, più o meno ci giocano tutti. Abbiamo anche persone nel mondo ludico che giocano a questo gioco più di noi, senza fare nomi, ha tipo 120 ore di gioco, non so neanche come faccia. Siamo qui per farvi vedere le isole o... che l'isola è la casa dei Rolling Gamers. Siccome noi abbiamo tre isole a disposizione, questo è il mio personaggio. In cuffia ho Sante e Gianluca. Salutate. Sera o buongiorno. Ok. Questo è Sauro e questo è Sante. Vabbè. Se vuoi faccio cambio. È il più bello di tutti. Sono giapponesi! Sì, questo è bello. Vabbè, mamma, perché mi state. Perché mi state a massacrare? E io mi metto il cappuccio al tubo lì. Sì, ma la mascherina non c'avete, quindi io mi metto qui. Andiamo al mare. È vero. Facciamo le cose importanti, la distanza di sicurezza. E le mascherine, quindi io mi rimetto la mascherina. Ok. Allora, la mia isola vi presento. Allora, da qui a destra ho messo... Un attimo, sono vecchio, non c'è. Non dipende. Qui c'è il negozio di Tom Nook. Qui per terra sono le rape. Se mi state a rubare le rape, vi... Gianluca! E dai! Ridatemi le rape! Poi ho fatto una bellissima cascata sopra cascata. Ho iniziato a fare i miei fiori ibridi. Qui c'è la casa di uno che gli piace le pietre, gli ho fatto tutto di pietra qui di fronte, potete andargli da fastidio se volete. Il museo, che mi mancano 4 pezzi per finire i fossili. Poi c'è la casa di questo, siccome gli piaceva la spiaggia, sto tizio gli ho fatto il suo pacco con la spiaggia. Ago e filo, che non vedo l'ora che Gianluca lo prenda perché secondo me si compra milioni e milioni di vestiti. Poi qua dietro ho iniziato a fare le casette, questo amava le cose di legno, gli ci ho messo le cose di legno e qualcos'altro attorno. Qui c'è il santuario del Gomma. Qui se volete prendere il tè potete tranquillamente prendere il tè già pronto e fresco. L'ho preparato per voi. Prometto che farò una zona di store un po' più ampia, però per ora non avevo abbastanza spazio. Qui di fronte vedete ho fatto un mega cascatore. Non le cascate del mio ponte. E qui ho fatto la mia fruttiera. Qua è tutto alberi. No, c'è una scorciatoia comunque, perché... Allora, la parte sinistra la devo ancora terraforma tutta sopra. La parte destra è iniziata, c'è la scorciatoia, venite. La pesa Sandy la scorciatoia, infatti. Campo da calcio, domani dovrebbe metterci il pallone nelle due porte, poi vi rinvito e giochiamo. Dove è andato quello? Ah, ok. Dove è andato quello? E poi mo vi faccio vedere casa e la sorpresa che vi ho fatto. Per l'occasione bisogna cambiarsi l'abito. Prego ragazzi, entrate. Qui c'è una ruota, come puoi vedere. La ruota va girata e deve colpire il giallo. Lo deve fermare lei. Vediamo. Mancato. Tocca a Sante. Eh no, tocca a Sante. Ok. Vai, tocca a Sante. La devi fermare tu, sai? E niente. avanti, fate un'altra prova. Dai, io. Senti quello che ride. No. Attenzione. Che cosa? Attenzione. Ho vinto? Sì. E le regalo una. Ce l'ho fatta! I pensierini sono qui fuori. Il primo è per Sante, il secondo è per Gianluca. Quello più verso di me è per te, Gianluca. Pronti? One. E two. E one, two, three. E via. Che schifo.
Sentillo carina come domina. La peggio esibizione della storia. Allora, questa è la sala con jukebox. Guarda, posso fare la sfilata? Guarda, che deve guarda fare? Cammino sexy. Con pendolo che se toccate dovrebbe suonare. Dovrebbe. Ok, non suona. Il jukebox potete mettere la musica che vi aggrada di più e vedere la televisione. Vabbè, questa è la sala principale. Ok. Dopo? Allora, alla sinistra c'è una cucina messa alla, come si dice dalle parti nostre, alla brutto dio. Oh, esatto, come, di, come la riconoscesse, cioè come se la ricorda Santa, è rimasta, perché purtroppo non ho trovato niente per la cucina, proprio zero. Cioè, ho trovato tutto per quelle altre stanze, mi si è fermata la cucina e la sala nerd. Ti servirebbe un frigorifero. C'è il bagno, che purtroppo è anche questo molto semplice, non ho trovato niente. La tazza è quella che dice Gianluca che gli piace che si alza come ti avvicini. Oh. Questo ce l'avevo anch'io. Questo ce l'ho anch'io. Ma la doccia. La doccia costa tantissimo. 100.000 costa. L'ho trovata da Mirko e Marco a 100.000 è tantissimo. Mio Dio. Lo so. Bombecchi Mirko e Marco, parassiti. Il zingo vogliono. A me anche, ma anche il piano di sopra e il piano di sotto. C'è un aggiornamento solo sul piano. Anzi, due aggiornamenti ci sono sul piano di sopra. Salve. Un puzzle, una Nintendo Switch di Animal Crossing e un cazzo di ping pong fighissimo. Guarda quello che sta suonando. Non smette più. Non smette più. Una giocata a ping pong ce la facciamo? Non te la fa. Oh, spingi? Ma perché sei più prepo? Guarda quanto spinge il personaggio di. Ah, che cazzo, eh. Mi servirebbe un altro sgabello per. Ora smettiamo di spingere. Porca miseria, ma siete molesti, io me ne esco. Addio. Sì, oggi viaggio tanto, lo so, di solito non sei abituato a vedermi viaggiare così tanto, ma vorrei partire, grazie. Allora questa. Oh, bello, bello. Invece, allora, già l'entrata mi gusta perché ci sono due particolari. Voglio questo cazzo di cartello che scommetto che si piglia con le stelline. No, si dico i. Sì, quello quasi. Vabbè, il palo lo so. Guarda, è bello, lui il pacco giochi già ce l'ha. Ci posso entrare dentro a sto coso, voglio entrarci. Io ce l'ho, però non l'ho preparato. Tutti e due. Poliziotto, attenzione! Oh mio Dio! Via, l'ho colpito da Ferrugli, via. Io ho visto quello che piange, io non c'entro niente, maresciallo! Non mi prenderete mai, non mi prenderete mai! Poi che cosa hai? Oh, wow. No, raga, vieni qua, Gianluca! Gianluca! Oh, porca È vero, me l'aveva detto che l'aveva fatto. No, ragazzi, questo è bellissimo, ragazzi. Cioè. Lo metto Godzilla sulla sinistra e Mazinga. Wow, sparafuoco! Questo va da qua lava, qua questo lava. Io non ci ho pensato per niente a lava, pensavo io. Sozzissimo, via. Poi. Questa è figa. Ma quella non dici poi a cambica, però, quella è solo estetica. Questo gli si fa i pugni? Attenzione! Cioè, incredibile, io questo ce l'ho e non l'ho mai toccato. Devi provare a vedere che funziona, cavolo. Poi che troviamo? Di qua c'è la parte zen. Bello, bello. È capitato l'altro giorno a me sto cuscino. So furia contento perché mo voglio fare la stessa cosa pure io più o meno. Mi potete sfidare allo shock. Guarda, sto divisorio piccolino è bellissimo. Infatti lo voglio assolutamente pure. Questa è una cosa che mi devi passare quando c'ho tempo. Signor capo, padrone della casa, è entrato senza il permesso. c'è la faccia da body. No, è cambiata. No, non è cambiata. Vabbè, qualcosetta sì. No, è più o meno quello. Credo di aver aggiunto altro che lei non abbia già visto. Con la sala nerd. E la Switch. La Switch è importantissima. Avrei voluto mettere qualche altra console, ma non c'è, quindi
mi tengo la Switch. La concorrenza qui non è ammessa. Ah, sul biliardino si muove. Sì, il biliardino sì. Ping pong non si muove niente. Sì, sì, la camera non è cambiata. Per niente, è molto bella. Sì, sì, infatti, l'idea è bella. Semplice, semplice. Mancano, come le dicevo la scorsa, ancora i mobili. Mi manca la mobilia, quella base dove mette la roba sopra, i comodini. Ma quello ce l'ho pure io lo stesso problema, se ci hai fatto caso, no? Vado a vedere il bagno normale, perché ogni nuova idea... Il bagno col camino a rusta, bro. Oh mio Dio, ma io lo voglio. C'hai lo sciacquone. No, sciacquone, come si chiama? Però non ho un bagno. Sante... Non ho un bagno, io non ho un bagno. Sante, ti sta cagando. Ti sta cagando in bagno. Va bene. Eh sì, volevi pure suonare. Vabbè, a sto punto... Hai via l'acqua, grande. La moto a cambiare, dai, devo saporire. Ho capito, ma voi venga a vedere quello che sta combinando. Stiamo a cagare. Siccome tu ci metti tempo. E niente, io ho fatto solo questo, praticamente. Allora, vorrei far notare la bandiera. La bandiera dell'isola è assomiglia a qualcosa, non so se... Sì. Gran bel logo. Allora, foto. Qua bisogna essere felici. Entriamo dentro casa del nostro buon vecchio Gianluca Pica. Oddio, che bella! Verde così è bella. Il quadro di coso, il quadro di KK che vuoi, è bello. Non sono più per fissare. O forse sì. No, volevo fare la cucina qui, però non ho niente per creare una cucina. È verde, verde è bello, però. Ognuno di voi ha o il pianoforte o in questo caso che ha lo xilofono. Che cazzo, a me non mi capitano mai questi strumenti. Scusate, io vorrei dare sfogo alla mia voce. Bello, 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 mi piace. Non ci vedo, potresti accendere la luce? Lasciamo dormire Sauro, andiamo via. E poi in alto c'è l'unica camera di cui vado veramente fiero. Vediamo. Curioso. Io l'avevo detto, questa è bellissima sta stanza. L'avevo già vista. C'è aggiunto questo arrugginito. C'è pure quello che fa basket, Michael. Questo ti invidio, il coso di basket. Quello mi è capitato, infatti è la cosa che il primo cosa che mi ha dato l'idea di mettere fare la palla. Cazzo, non sapevo che la palla si poteva prendere. Vabbè, ma tu non sai niente, però Allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbiamo fatto vedere i nostri progressi in Animal Crossing più o meno di due mesi, un mese, e pure tu un mese, Giallo, mi sembra. 10 giorni. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo, fateci qualsiasi domanda, perché diciamo che in tre siamo abbastanza esperti di questo gioco, più o meno sappiamo rispondere a tutte le cose, che, se vi serve un oggetto particolare o se dobbiamo farvi un tutorial su qualcosa, siamo disposti a farlo. E possiamo annunciare che tra un paio di mesi apriremo la prima escape room su Animal Crossing. Ah, esatto, proveremo a fare escape room su Animal Crossing. Vediamo come farlo. Qualcosa ci inventeremo. Ragazzi, ci vediamo sotto questa bellissima canzone. Ci vediamo. Vi do un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ragazzi. How far can we get if we sail a little bit higher?